Ciao a tutti, oggi sono qua in una postazione un po' strana perché ancora non ho trovato, o meglio, ancora non posso sistemarmi nella postazione make-up definitiva perché ancora ci sono un po' di imprevisti problemi. Comunque sono qua per truccarmi insieme a voi e aggiornarvi insomma sulla casa, su come sta andando qua. E molti mi avete fatto delle domande sul matrimonio. Insomma, parleremo un po' di tutto. Non so ancora come andrò a truccarmi. Per adesso io sto vivendo con questa bellissima, non so perché ho parlato al femminile, comunque con questo beauty in cui c'è praticamente tutto quello che uso, non tutti i giorni, ma quello che uso comunque per truccarmi. E ho ripescato dagli scatoloni tre palette, la Norrina e le due piccole di Nabla, quella nude e quella coral. Vediamo cosa ne viene fuori. Per prima cosa vado a mettere il primer. Ho dovuto ricomprare il mio primer occhi, ancora in realtà ce l'ho qua, quello che ho finito. È sempre il primer potion, ma l'ho acquistato nella versione anti-age e per adesso mi sta piacendo veramente tanto perché è più cremoso. Comunque, come sempre, in descrizione troverete scritto tutto quello che utilizzo in modo da non perdermi in troppe chiacchiere, come al solito. Direi di partire con la questione casa. Dunque, io sono qua da un mesetto e come sapete ancora non ho la cucina, in realtà non ho nemmeno il letto, non ho l'armadio, non ho un sacco di cose, vabbè, non sto a ripetermi che sono cose pallose. E non è tanto il non avere queste cose a rendere un po' la vita di tutti i giorni molto stressante, è il fatto proprio di non poter svuotare gli scatoloni che ho, non poterli sistemare, non poter avere tra virgolette una vita normale, perché i miei vestiti sono appunto negli scatoloni e ho con me soltanto alcuni scatoloni, quindi tendo a vestirmi sempre con le stesse cose, molte volte non trovo quello che cerco. È stressante, non so come spiegarlo diversamente. Intanto vado a usare il marroncino della Norvina che si chiama Incense, quindi mi sembra di impazzire ogni giorno in sostanza. È veramente stressante, poi col fatto che appunto non ho ancora una cucina, non poter effettivamente cucinare è un altro fattore di grandissimo stress per me, perché come sapete negli ultimi mesi comunque mi ero avevo fatto pace diciamo con il cibo e con la cucina, mi ha molto aiutata a cucinare banalmente anche i dolci, anche cose molto molto semplici, e il non poterlo fare adesso è molto pesante, perché sento spesso di non mangiare molto bene, di non avere lo spazio, i tempi, perché banalmente non ho nemmeno un piano di lavoro, cioè veramente. Comunque vabbè, è una cosa abbastanza noiosa, io non voglio dare l'impressione di lamentarmi, perché comunque in linea generale sono molto più contenta di stare qua, anche con tutti questi problemi, che dove ero prima. Sempre dalla Norvina prendo Eccentric, che è un marroncino un po' più giallo, e poi credo che andrò a inscurire con Passion e forse un po' di Anyway, questo marrone della palette di Nabla. Diciamo che appunto è un momento abbastanza stressante perché non mi permette nemmeno di fare le cose che vorrei fare io nel modo in cui le vorrei fare, anche solo banalmente avere le mie cose, cioè ritrovare tutti quei documenti, fogli, le cose che mi servono. Non è veramente facile, doveva essere una situazione di pochi giorni, invece più di un mese che va avanti così e inizia ad essere un pochettino pesante per me. Però cerco sempre di pensare, dai, siamo quasi alla fine, anche se ogni settimana succede qualche cosa ed è super snervante perché non dipende da me. Però proprio per questo, perché non dipende da me, dovrei stare un po' più tranquilla, anche se così non è. Parlando di altre cose invece forse un po' più carine, visto che in tanti mi avete chiesto come procedono i preparativi per il matrimonio eccetera eccetera, farai dei video al riguardo, bla bla bla, no, nel senso non farò dei video sull'organizzazione del matrimonio, non farò video sul matrimonio in generale, per il semplice fatto che per me è una cosa abbastanza privata e personale, e lo so che
facendo dei video, parlandone anche su Instagram, dove comunque sono molto più presente che qua sul canale, otterrei un sacco di successo, avrei tante visualizzazioni, eccetera, eccetera, però lo sapete che non è mai stato quello il mio reale interesse. Ovviamente non faccio video esclusivamente per me stessa, perché allora non starei a editarli e non starei nemmeno a pubblicarli. Se il mio interesse fosse solo quello, passerei tutto il giorno a fare video sulla mia vita, a raccontarvi tutti i drammi, a fare gossip, a spillare il tè e appunto a raccontarvi anche del matrimonio, la scelta, che so, del vestito, delle fedi, dove ci sposiamo, il nostro menù, bla bla bla. Il fatto è che, come vi dicevo, a me non piace l'idea di lucrare, di, tra virgolette, fare successo, fare, che so, scalpore, views e altro, mettendo in piazza la mia vita. Non mi piace l'idea, appunto, di emergere, fare visualizzazioni, eccetera, eccetera, mettendo in piazza la mia vita e soprattutto delle cose personali, come sono per me ad esempio il matrimonio e appunto la casa. Ma della casa sto parlando veramente di cose così stupide, superficiali. Penso che in tanti capirete che ci sono magari delle cose, dei momenti della propria vita che si vuole tenere per se stessi, e io in questo momento sento di voler tenere per me l'organizzazione ad esempio del matrimonio. Una volta che mi sarò sposata, magari potrò raccontarvi certamente la mia esperienza, come ho scelto magari alcune cose e eccetera eccetera, però in questo momento non me la sento di farlo. Vado ad applicare Mandarin al centro della palpebra e poi vado con la base. Per quanto riguarda la base, sto utilizzando il fondotinta di Lancôme più quello di Dior, che avevo fregato tempo fa a mia mamma. Quello di Dior è il Dior Skin Nude, questa è la colorazione 010, mentre quello di Lancôme, l'Ultra Wear, è lo 01. Come vi raccontavo qualche giorno fa su Instagram, sento di voler tenere per me alcune cose, in parte perché appunto, cioè, io sono sempre stata una persona veramente molto riservata e quindi tendo a tenere certe cose per me stessa. E un po' è dovuto anche al fatto che passate esperienze mi hanno portata comunque a nascondermi. a nascondere certe cose, e lo so che è una cosa sbagliata, infatti sto cercando di lavorare molto su questo aspetto, perché mi rendo conto che in alcune situazioni mi faccio frenare molto da non quello che pensano gli altri, ma dalla reazione che hanno le altre persone. Nel caso specifico del matrimonio, prima di dirlo ad alcune, ad esempio, delle mie amiche, ad alcune persone, ho aspettato molto tempo, un po' perché volevo tenermi la cosa per me stessa, ve l'ho spiegato nel video comunque in cui vi dicevo che mi sposo, e un po' perché avevo paura della loro reazione, avevo paura che magari ci rimanessero male, perché magari loro ancora non si possono sposare, perché hanno delle situazioni complicate, eccetera, eccetera. Parliamoci chiaro, io non penso di avere una vita perfetta, e molto, molto sinceramente io non capisco perché qualcuno dovrebbe invidiare la mia vita, ma proprio non lo capisco, perché al di là delle cose belle e sciocche che condivido, che vi racconto, ci sono anche tantissime cose brutte, tantissime cose difficili che appunto non metto in piazza, perché io sono fatta così e le persone che mi conoscono sanno che vita difficile ho, sanno quante ne ho dovute passare. Quindi non c'è assolutamente nulla da invidiarmi. Nonostante questo, quando racconto comunque qualche cosa magari di bello che mi succede, a volte con alcune persone ho l'impressione di ferirle, perché appunto queste persone sono molto più concentrate su se stesse, su quello che non hanno, rispetto al vedere che cosa, tra virgolette, ho io. È un discorso molto complesso e delicato, me ne rendo conto, però è normale che quando magari
sentiamo qualcuno parlare, riflettiamo quell'argomento e quella cosa su noi stessi. Però secondo me, in alcune situazioni sarebbe bello anche riuscire a guardare oltre e mettere da parte un po' se stessi e cercare di essere felici per gli altri, soprattutto se questi altri sono persone a cui comunque volete bene. Utilizzo questo stick di Kiko che si chiama Sculpting Touch per fare contour, è un prodotto in crema, non mi spaventate, adesso ne metterò un bel po' e poi lo tampono sempre con la spugnetta. Non utilizzo la cipria, non utilizzo il correttore perché nell'ultimo periodo mi sto trovando molto meglio così. Ho la pelle particolarmente sensibile e secca e la cipria mi segna tantissimo, motivo per cui sono passata a un prodotto in crema anche per fare contour perché mi dava un po' fastidio la polvere in queste zone qua che comunque sono quelle più secche del mio viso. E per quanto riguarda il correttore, boh, forse è pigrizia, non lo so, non ne sento necessità. Wow, bella sta strisciata. Comunque quello che dicevo è che appunto ho paura molte volte a dire le cose alle persone che conosco, figuriamoci a persone che non conosco, perché ho sempre paura di come prenderanno quello che ho da dire, come lo interpreteranno. E lo so che non è una cosa che dipende da me, perché io non posso avere il controllo su come recepiscono gli altri quello che dico, il controllo di come le dico io. Quindi diciamo che razionalmente io capisco che non sto facendo qualche cosa di male nel dire "Hey, mi sposo", ma lì per lì io invece mi preoccupo delle altre persone perché io non voglio che rimangano male o che pensino qualche cosa, diciamo, di brutto. Vedete come si sfuma comunque molto molto facilmente, lo adoro questo prodotto. E quindi dicevo che molte cose magari non mi viene da raccontarle, ma nemmeno alle persone che conosco, proprio perché ho paura della loro reazione, ho paura di quello che potrebbero pensare, ho paura magari di farle star male, anche se, ripeto, cioè cosa c'è da star male se la tua amica dice che si sposa? Quindi sono sempre molto combattuta e online ho sempre paura di dare l'impressione di vantarmi o di ostentare qualche cosa quando io non mi vanto, non lo faccio, le cose che dico, ad esempio la casa, il fatto che mi sposo. Anche banalmente quando, che so, mi arriva qualche cosa o mi posso permettere di comprarmi qualche cosa, non è che lo mostro perché voglio ostentare o vantarmi, è che forse appunto mi preoccupo troppo di come viene recepito quello che dico e faccio dalle altre persone. E quindi tendo a tenere delle cose per me stessa per questo motivo qua. I preparativi però procedono, ho già fatto tante cose, ne mancano due grosse, però per il resto ci siamo. Non trovo il mio pennello per l'illuminante. Ok, eccolo qua, è sempre quello di Nabla. E l'illuminante che sto utilizzando, l'unico che ho tirato fuori dagli scatoloni, è quello di MAC. Quindi magari in futuro vi racconterò che stress magari è stato o non è stato, perché per il momento, cioè, ci sono queste due cose grosse che in realtà per me è una veramente grossa che mi sta mettendo ansia perché ho paura di non fare in tempo. Cioè, io ogni tanto durante il giorno mi fermo e dico: cavolo, ma farò in tempo a fare questa cosa? C'è abbastanza tempo per fare questa cosa? Perché io non ho idea dei tempi. Cioè, per dirvi, i miei genitori hanno organizzato il loro matrimonio in 2 mesi e non so invece al giorno d'oggi perché la gente ci metta più di un anno e quindi io mi chiedo, ma sicuramente ai tempi era diverso, sicuramente altre cose erano diverse, bla bla bla, però capite che c'è un abisso, cioè io comunque non ho altre esperienze dirette di matrimonio, quindi non so i tempi, non so le cose e ogni tanto, ma proprio dal nulla mi fermo e dico: ma farò in tempo a fare questa cosa qua? Per il resto sono molto tranquilla perché ho deciso le cose più importanti, quelle che mancano ci vuole poco tempo per farle e ho le idee chiarissime. Questa primavera andrò comunque a Budapest per finire di consegnare i documenti che mancano. Insomma, è già tutto pronto
per le cose più importanti, quindi non sono stressata. Poi mi rendo conto che magari per alcuni sono importanti certe cose, che sono le decorazioni, i fiori, eccetera, eccetera. Per me quelle sono le cose meno importanti, su cui non voglio spendere soldi. Comunque, appunto, ci sposiamo a Budapest. Io un attimo mi sono fermata perché che cosa mi manca da fare? Il mascara. Allora, il mascara, sto finendo il volume di Chanel, il mio mascara preferito. E dal momento che sta finendo non ha più un effetto molto wow, però me lo faccio andare bene. Poi che so, gli inviti li ho fatti io e molto modestamente sono contentissima di come sono venuti, perché secondo me sono bellissimi. Io non vedo l'ora di vedere poi la reazione delle persone quando apriranno la busta e vedranno, insomma. Vedete, rispetto al solito non è un effetto chissà quanto wow. Perché sono così pallida? C'è troppa luce. Vabbè, mi sono messa sotto la finestra perché pensavo fosse il posto migliore dove potermi truccare, così anche io vedo se sono a macchie, se qualcosa non è sfumato bene. Comunque niente, le cose procedono, anche se non sto a parlarne ogni 2 secondi, le cose vanno, sono abbastanza tranquilla, a parte una cosa: non ho intenzione di menarla molto, anche se da una parte mi piacerebbe tantissimo fare chiacchiere come fra amiche, no? Dei miei dubbi, magari, dei miei pensieri, soprattutto delle cose. Ecco, cioè, se dovessi fare un video prima del mio matrimonio, sul matrimonio, farei un video tipo come pensavo che sarebbe stato da ragazza e come la penso invece adesso, le cose che sono diverse, perché una volta per me erano importanti delle cose che adesso non lo sono più. Poi mi immaginavo che funzionasse in un certo modo, insomma, secondo me potrebbe essere una cosa carina, però non ho intenzione di fare altri, diciamo, contenuti di, tra virgolette, speculare su quello che mi sta succedendo, nonostante io capisca che fa molto gola. Perché tutti siamo molto curiosi e alla fine, cioè, non c'è niente di male. Ah, magari una cosa che farò dopo il matrimonio sarà sicuramente un video in cui vi racconto com'è sposarsi all'estero, in particolare in Ungheria, perché in molti me l'avevate chiesto. Tra l'altro, un paio di voi mi avete scritto su Instagram che volevate anche voi sposarvi a Budapest, ma poi per un motivo o per un altro era magari troppo complicato, oppure pensate che sia troppo complicato, eccetera, eccetera. Quindi magari quello potrebbe essere un video utile a spiegarvi, insomma, che documenti sono serviti, eccetera. Fisso le sopracciglia, utilizzo sempre il brow setter di Benefit, che a me piace tantissimo. Ultimamente non le sto nemmeno disegnando o comunque riempiendo i buchetti così, perché posso dirlo? Non mi interessa. Mi fa veramente ridere. Pensate se tutti, o comunque se alcune magari delle persone che state seguendo, che si occupano di make-up, vi dicessero: oh, oggi non mi metto il mascara perché non c'ho voglia. Però alla fine a me non importa averle super definite le sopracciglia, comunque sono già folte di loro, anche se c'è un buchino qua e là, cioè, amen. Sembra di avere parlato tanto in questo video, sempre delle solite cose. Il rossetto che vado a mettere è il Rouge Volupté Shine numero 9, è uno dei pochi rossetti che sto quasi per finire, perché è veramente bellissimo, cioè praticamente il colore delle mie labbra, però più bello, ed è super idratante, quindi dal momento che ho le labbra un po' provate, un po' spaccate, è secondo me perfetto. Cioè, guardate, questa punta di pesca, molto molto bello. Non riesco a capire se sta bene con il trucco che ho fatto oppure no. Secondo me sì, perché è appunto soltanto una piccola punta pescata, se no è abbastanza naturale. Spero di aver risposto magari a qualche vostra curiosità, perché su Instagram, visto che ci sentiamo magari un po' più spesso, un po' più immediato come social, mi avevate chiesto in tanti come va a Milano, come va nella casa, è arrivata la cucina, come procedono i preparativi per il matrimonio, farei dei video a riguardo, eccetera, eccetera. Questa è l'attuale situazione, diciamo. Però c'è una cosa che mi rincuora tantissimo.
Ieri, che era domenica, ho fatto tipo una mega maratona di video di donne coreane, giapponesi che fanno quei video che sapete mi piacciono da morire. Infatti, l'unico motivo per cui in realtà sono arrabbiata per la cucina è che non posso filmare video del genere. No, ovviamente sto scherzando. Comunque, la cosa che mi rincuora è che nessuna di queste donne che seguo ha un vero forno. Hanno tutte il tostapane o fornetto elettrico che ho io. E quindi sono lì tipo, wow, ma non avevo mai notato questa cosa. E quindi mi sono tirata giù qualche idea per preparare delle cose da mangiare un po' diverse dal solito. E niente, sono di nuovo gasata all'idea, anche se non ho uno spazio mio e non vi dico dove ho dovuto appoggiare il tostapane fornetto elettrico. Ho riacquisito un po' di sorriso in questi giorni. Comunque adesso pian piano che mi sto sistemando, che avrò la mia postazione eccetera, mi piacerebbe filmare più video su make-up e skincare, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa vi piacerebbe vedere, che so, haul, routine, altri video, get ready with me, che comunque farò perché mi piace chiacchierare, almeno ho l'impressione di non perdere tempo se mi dedico veramente con calma al trucco. Bando alle ciance, fatemi sapere anche che cosa ne pensate del trucco. Sono andata molto a sentimento in questo video, però è venuto fuori qualcosa sul marrone, abbastanza caldo. Sapete che io in genere preferisco truccarmi sul freddo, però non mi dispiace, devo dire. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!